dispatch, squash, pass 5 drop. Siamo sulla scena di un incidente aereo. Il velivolo è costretto ad un atterraggio di emergenza in Polonia. Come salvarsi? Questa dimostrazione fa parte di un corso organizzato da British Airways per sensibilizzare i passeggeri sulle misure di sicurezza a bordo degli aerei. Dal 2004 oltre 15.000 persone hanno seguito il corso all'aeroporto londinese di Heathrow. Cominciamo con un'esercitazione sull'evacuazione di emergenza. Le persone imparano ad immedesimarsi e ad usare la dimostrazione di sicurezza come un promemoria per elaborare un piano. Poi passiamo alla posizione di preparazione, che è di vitale importanza. Infine imparano come uscire da un velivolo aprendo le porte sull'uscita sopra le ali. Ed eccoli alle prese con la simulazione dell'evacuazione. I passeggeri si sentono sempre un po' lasciati all'oscuro. Dunque vogliamo coinvolgerli in una evacuazione di emergenza, farli riflettere e dargli l'opportunità di fare domande. Gli forniamo le risposte e all'improvviso capiscono che in qualsiasi circostanza si debba compiere un'evacuazione o ci si trovi in una decompressione, ci sono sempre cose positive che possono fare per essere in controllo della situazione. I partecipanti al corso imparano il modo migliore di prepararsi ad uno schianto, come aprire le porte dell'aereo e perché bisogna aspettare di essere usciti dal velivolo prima di gonfiare il loro giubbotto di salvataggio.